Allora, cari amici, siamo qui nel pieno del Parco di Veio. Nostro tradizionale luogo di richiamo, di rigenerazione fisiologica, che ci serve per dire una cosa importantissima, per dire che la natura, tu la puoi coartare quanto vuoi, ma la natura esce fuori lo stesso. È il risultato che qui nel Parco di Veio ci sono stati trovati dei lupi. Dice, ma fotografati di notte ben tre lupi. Esatto. Allora, dice, com'è che arrivano i lupi che nessuno se li aspettava, chissà dove erano e come non erano? Perché la natura non facit saltus. Il Parco di Veio, essendo pieno di cignali, il lupo arriva. Preda, preda. La natura è di questo tipo. È predatrice. Non la puoi coartare la natura. La natura è quella, è uguale. E oggi che siamo nel 2000, dopo il buon Dio Cristo, quel Cristo lì, quel buon Gesù, ma che siamo qui proprio in una posizione che ci ricorda civiltà ben antecedenti. Qua, questo edificio qua sopra, il mulino della Fatina, è il mulino che dove è il mulino che esiste come minimo dal 900 avanti Cristo. Esattamente. E macina, sai quanti coglioni ha macinato sto mulino. Allora, per tornare a noi, la natura non potrai mai coartarla, è quanto è scritto in questo importantissimo libro, di cui consiglio vivamente la lettura, e tutti i nostri amici sappiate che il tentativo di coartare la natura immettendo nei corpi pressoché informi dei neonati umani sostanze chimiche eterologhe di origine estranea, non assimilabili, non integrabili in maniera organica, ma inorganica. Allora, ricordiamoci, caso, i metalli fanno parte della chimica inorganica. E non a caso ha provocato questo infame decreto vaccinale, ha provocato la ribellione della parte più cosciente, più intelligente, più onesta, più sensibile del popolo italiano. Parliamo naturalamente della legge Lorenzin, la 119-2017. Esattamente, ripetiamo. 2017, convengo. Ripetiamo. Comprate questo libro, avete un quadro generale. Ecco, vaccinazioni di Marcello Pamio, armi chimiche contro il cervello e l'evoluzione dell'uomo. Eccolo Una qui. Editori. Allora, per questa questione qui, io mi limito semplicemente a leggere una piccola cosetta che è all'inizio di questo libro, che serve ai nostri amici per far capire da dove partono le operazioni che hanno portato a questa situazione particolare di questo infame decreto vaccinale. Ed è estremamente interessante, veramente interessante. Center for Disease Control and Prevention. Prima di parlare di guerra chimica, biologica e batteriologica, è necessario conoscere la storia del CDC, i Centri di Prevenzione e Controllo delle Malattie, Centers for Disease Control and Prevention, perché è una storia strettamente correlata. Tutto, come sempre, parte dagli Stati Uniti in un periodo storico molto particolare. Appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie alle migliorate... Sarebbe da domandarsi come mai un paese emergente solo 200 anni fa, che faceva parte del terzo mondo, improvvisamente nel corso di 240 anni da che esiste, diventa faro e fanale della civiltà. Hanno fatto tutta una serie di guerre di conquista. Ricordiamoci sempre che le prime truppe dello Stato degli Stati Uniti d'America sono stati i Marines. Che significa? La prima arma terrestre è stata quella dei cosiddetti Marines, che significa che loro fin dalla nascita erano globalisti. Esatto, e proponevano una guerra di conquista di altri territori. Andiamo avanti. Tutto, come sempre, parte dagli Stati Uniti in un periodo storico molto particolare.
appena dopo la seconda guerra, attenzione, perché le cose nascono apparentemente legate a fattori contingenti. L'abbiamo detto prima. Poi dei fatti. The Grape Land era conosciuta come minimo da Eric il Rosso, però siccome non era conveniente tecnologicamente e utilisticamente, finanziariamente, esattamente, lo sfruttamento, che cosa hanno fatto? Hanno aspettato che il pretesto di Cristoforo Colombo, che era, ricordiamoci sempre, figlio bastardo del Papa Cipo. Non a caso, al papato Cipo serviva l'oro. Certo. Al papato serviva l'oro, ecco perché hanno mandato Cristobal. Il buon Cristobal. Allora, Cristobal Colombo. Allora, questo fatto è interessantissimo perché vedete il passaggio a che cosa? Ai servizi segreti, è quello che vi voglio leggere. L'infame legge decreto sui vaccini nasce perché pensata dai servizi segreti, qui c'è scritto. Appena dopo la seconda guerra mondiale, grazie alle migliorate condizioni igieniche e sanitarie, le malattie infettive stavano drasticamente calando. Quindi grazie alle condizioni igienico-sanitarie, grazie all'igiene, non grazie ai vaccini. L'abbiamo scritto anche nella denuncia. Esattamente. Esattamente il 1 luglio 1946 venne fondato il CDC, Communicable Disease Center, una piccolissima agenzia dipendente dal servizio sanitario pubblico americano, di cui nasce. Poco dopo divenne Malaria Control in War Disease, in War Areas, con lo scopo di curare la malaria nei soldati americani, i veterani. I primi direttori del centro, Justin Andrews e Lewis Williams, non ci misero troppo tempo per comprendere che per sopravvivere dovevano ampliare le competenze ed estenderle ad altre malattie più o meno diffuse. Alla fine degli anni 40 il neonato CDC crebbe così tanto da assorbire le funzioni di sanità pubblica del NIH, National Institute of Health. Vedete bene che una piccola agenzia controlla il Servizio Sanitario Nazionale degli Stati Uniti. Il salto di qualità avvenne grazie a Alexander Langwimir, professore universitario, esperto e consulente nel programma di guerra biologica. Chi ha inventato queste cose è stato un esperto nel programma di guerra biologica. Egli fu reclutato dal CDC nel 1949 e riuscì a creare un servizio semisegreto di elite, l'EIS, Epidemic Intelligence Service, nel 1951. Vi bastano, cari amici, queste informazioni? L'EIS era un programma di contromisure in caso di guerra biologica. Il suo scopo era quello di individuare gli ipotetici attacchi addirittura prima che la popolazione se ne accorgesse. Ma voi vedete che dietro c'è la prassi dei servizi segreti. Con la scusa. Ricordiamoci sempre che quello che nasce, diciamo, per l'utilizzo civile della tecnologia e della scienza, facciamo l'esempio anche dell'informatica e di internet, come nasce dopo appena la verifica che è fattibile la tecnologia ed è utilizzabile militarmente, se ne impossessano immediatamente i militari, tant'è che internet è nata nel 72 ed è stata utilizzata dai militari fino al 92. Con delle ricadute sociali comunque sia. No, dal 92, fino al 92 pubblicamente internet non esisteva. Certo. Quindi per 20 anni hanno utilizzato e messo a punto tutti i programmi e tutte le apparecchiature che servivano e che servono per il controllo delle comunicazioni via internet. Quindi il fatto del Grande Fratello è roba vecchia, ma roba che parte da lontano, come abbiamo detto anche per Grapeland, parte da lontano. C'è una strettissima reciprocità che noi dobbiamo sempre sottolineare. Con la scusa della sicurezza nazionale sviluppare una rete di intelligence così ben distribuita nella società americana che sarebbe stata invisibile e tuttavia per 24 ore al giorno sarebbe stata agli occhi e le orecchie del CDC.
Il suo logo era una suola di scarpa bucata per l'usura sullo sfondo del globo intero. Il CDC nel corso dei decenni cambiò nome, mantenendo però sempre lo stesso acronimo, ora è il famoso Centers for Disease Control. Dopodiché io smetto, perché ed è tutto, questo è un libro che va tutto letto. Voi, questo edificio qua è del 900 avanti Cristo, eh? Oh, di nuovo mi sento... Il mulino! E deve servire a tutti coloro, nostri amici, che si stanno battendo e non possono battersi con lo scopo di vincere se non leggono prima questo libro. Oh, a questo libro va aggiunto un'altra cosa di cui noi non abbiamo mai parlato in termini espliciti. Dichiarazione di Helsinki. Esatto. Allora, c'è un sistema di aggiunzione delle acque. Va bene? Cari amici, fate riferimento alla dichiarazione di Helsinki. Che perché? Perché nella società in che anno è stata fatta, scusa, la dichiarazione a 450 metri da qua, è, ha avuto tutta una serie di seguiti, ma la più importante dire, una dichiarazione è il Helsinki, sì, raccomandazione guida per i medici nello svolgimento delle ricerche biomediche su esseri umani, adottata dal 18° congresso medico mondiale di Helsinki, Finlandia, nel 1964 e revisionata dal 29° congresso medico mondiale di Tokyo nel 1975. Voi vedete come le posizioni in ogni caso si rincorrono e i servizi segreti devono comunque tenere presente che l'umanità crea anche dei contrafforti che sono sempre molto importanti. Infatti qui c'è un titolo che a me interessa, in cui giustamente si traditori parla, al governo di Marco Della Luna, in cui si parla appunto di traditori al governo. Quelli del governo sono traditori del popolo italiano. Ultima cosa, come noi confermiamo pubblicamente da almeno 20 anni, esattamente col dissenso della magistratura. La magistratura recepisce le nostre denunce e poi alla fine in un modo o nell'altro non interviene. L'ultima cosa che voglio dire, tre processi ci sono in corso, sì, d'accordo. Qui c'è la rivista dei Carabinieri, Le Fiamme d'Argento, dove c'è un titolo che mi interessava sottolineare ed è questo. La responsabilità etica della scienza. Allora, è la vero. Manipolazione genetica e il Papa. Ricerca spaziale, Samantha Cristoforetti e Battiston. Allora, l'eticità della scienza è l'ultima cosa che interessa all'attuale pseudopapa, il quale ha tutti i soldi investiti nelle multinazionali del farmaco, però comunque come sempre e delle armi, tutte queste cose, però come sempre, essendo loro degli ipocriti, dei mistificatori, dei truffatori, dei venditori di aria fritta, no, di posti in paradiso, di cazzo. Allora è giusto che loro dicono queste cose, ma fanno esattamente il contrario. E con questo chiuso. Il mulino ha funzionato fino al 1954.